Carissimi amici, soprattutto mi chiamo Sebastiano, che volevo dire una cosa molto importante, soprattutto anche al sindaco di Lentini, soprattutto anche al comandante, soprattutto alle vigili urbane, ma quello che ha fatto, soprattutto è una vergogna che ha fatto di una striscia per i disabili, ma non solo merita, soprattutto. Diciamo il comandante, perché che le leggi non le applica, soprattutto. Una cosa vergognosa, il comandante di Lentini soprattutto diceva ai miei genitori, soprattutto ci sono stati gentilmente a dire se poteva allargare un po' la striscia da che mi mettono nelle macchine. Che lui ha detto il comandante, io se le leggi ma non le prendo. A lui non ci tocca perché non ha fatto un favore. È una cosa vergognosa, comandante di Lentini, anche il sindaco di Lentini si deve vergognare come ha fatto a diventare comandante questo vigile urbano e dire che non mi spetta che la striscia. Io ringrazio anche il dottore Ugo Mazzilli, il dottore sanitario della USL di Lentini, soprattutto il consigliere comunale. Soprattutto ha fatto più possibile, soprattutto. Io ma ringrazio lui, soprattutto perché è stata l'unica persona che si era interessato. Però i miei genitori sono andati a chiedere un favore se poteva allargare la striscia, soprattutto. È una cosa vergognosa di trattare male anche i miei genitori. Comunque io non voglio più passare a questa cosa perché. Il comandante non solo merita questa cosa perché lui ha detto che ci ha fatto un favore, è una cosa vergognosa dire questo a una persona che soffre nella sua vita. Io voglio dire al sindaco di Lentini soprattutto essere sensibile a queste problematiche, è una cosa vergognosa sindaco di Lentini rispondere di questo modo ai genitori dicendo che la striscia non ci tocca, eccetera, eccetera. Ci sono delle leggi adatti per questi ragazzi diversamente abili. Soprattutto si poteva fare in un modo diverso, volendo, soprattutto di cuore, sindaco e comandante, soprattutto le vigili urbane, soprattutto che non sa le leggi, che non conosce le leggi. È una cosa vergognosa. Io faccio una critica politica e non è una critica personale. Io che mi rivolgo a autorità competenti, soprattutto gli assessori a urbanistica, l'assessore alla sociale, io che mi rivolgo a loro queste cose, carissimo sindaco e carissimo comandante. L'unica persona che mi ha aiutato, solo Ugo Mazzilli, e soprattutto dicendo ai miei genitori dicendo che quella lettera che ha mandato il signor comandante dice che mi ha preso in giro, soprattutto di quella lettera. Una cosa vergognosa, come mi hanno detto. Soprattutto io ti lascio con queste parole e spero, cari amici, queste cose non capitano più a nessuno perché figli come noi che non ne hanno queste persone, soprattutto il comandante di Lentini deve essere sensibile a queste problematiche, soprattutto di essere la sensibilità verso di noi ragazzi diversamente abili. Io ringrazio l'operaio che mi ha fatto la striscia, cioè ringrazio l'operaio, è stato molto gentile che l'operaio. Soprattutto che l'operaio mi ha detto non è colpa mia, è colpa del comandante. Soprattutto il comandante dice è colpa dell'operaio. Non è vero niente. Ci ho parlato io col comandante, con l'operaio. E mi ha detto l'operaio non è colpa sua. Io chiudo questo video dicendo, comandante, il sindaco Trentini, dicendo una cosa vergognosa di trattare i genitori e mettono un animale, è una cosa vergognosa soprattutto di trattare a un disabile come un animale che chiede un diritto. Io spero che figli come noi che non ne nascono più perché è un problema molto lungo, è un male estremamento che può uscire dentro una persona.
spero che auguro che i figli come noi che non ne nascono più. Io ho il coraggio, la forza, la voglia di vivere, il coraggio di andare avanti. Io che ringrazio ancora una volta il dottor Ugo Nergil, il dottore sanitario della USL di Trentini, che ringrazio lui che mi ha aiutato tantissimo. Ma grazie ancora e io voglio gli amici su Facebook, io voglio deve ringraziare al dottore Ugo Nergil, il dottore sanitario della USL di Trentini, ma grazie a lui e anche se voi potete fare ringraziamento al dottore Ugo Nergil, perché è l'unica persona che è sensibile a queste problematiche. Invece il comandante di Trentini e il sindaco di Trentini non ha mai stato sensibile a queste problematiche. Io spero nella vita avere il coraggio, la forza, la voglia di vivere.